Buonasera a tutti e benvenuti a questa serata di arte e con l'arte. Prima di iniziare il nostro incontro che tutti aspettiamo, sono doverosi dei ringraziamenti. Di solito i ringraziamenti si fanno alla fine, ma a noi la convenzione non interessa. A Modica da un po' di tempo a questa parte, 2 anni, esiste una realtà, un'associazione culturale che è parte attiva nella vita artistica di questo paese, di questa città. È l'associazione culturale Musa. Il presidente di questa associazione è Michele Avveduto ed è lui. Ed è da una sua idea e di quella dei suoi collaboratori l'impegno per la realizzazione di questa serata. Quindi un applauso innanzitutto va a loro, l'avete già fatto, ma lo rifacciamo. A nome dell'Associazione Musa ringrazio il sindaco di Modica, Antonello Buscema, il comune di Modica, la provincia regionale di Ragusa, Ilde Barone che sta esponendo una sua personale di pittura nel foyer del teatro, consiglio a tutti di visitare, e il gruppo degli archimisti che hanno suonato in apertura, Davide Iacono, i Veive Cura che suoneranno in chiusura, ma un ringraziamento particolare va per la loro totale disponibilità e soprattutto ci tengo a sottolinearlo, per la loro amichevole volontà di partecipare qui stasera a Franco Battiato e a Mario Sgalambro. Mancanza di termosifoni, purtroppo. Sindaco, facciamo qualcosa. Prima di iniziare questa nostra chiacchierata, Maglio Sgalambro ci leggerà alcune cose. Sull'idea di nazione. Alcune riflessioni sull'idea di nazione. Che cos'è una nazione? Anzitutto ciò di cui si sono dimenticate le origini. Non appena ci si ricorda di ciò di cui essa è fatta, le diverse storie, le etnie, le economie diverse e i suoi diversi livelli, scoppia come una bolla d'aria. Anche qui bisogna dimenticare dunque da dove si proviene. Scrive Renan, l'oblio, e dirò persino essenziale è l'errore storico. E dirò persino l'errore storico, scrive Renan, costituiscono un fattore essenziale nella creazione di una nazione. Ed è anche, continuo, un fattore indispensabile perché ne persista un caldo sentimento. Bisogna vivere nel proprio paese come se non vi si vivesse. Solo allora esso si confonde con il cielo, con la terra, con l'aria e gli altri elementi, si confonde col mondo. Vediamone adesso un altro lato. Scrive la Arendt, nella mia vita non ho mai amato nessun popolo, collettività, né il popolo tedesco, né quello francese, né quello americano, né la classe operaia, né nulla del genere. Io amo solo i miei amici. E la sola specie di amore che conosco e in cui credo è l'amore per le persone. Anche questa impossibilità dunque di amare la nazione descrive bene la nostra situazione davanti ad essa. Da un lato, affinché una nazione esista, bisogna dimenticare che esiste. Dall'altro, essa non si può amare. L'impietoso sguardo nominalistico la elimina dalla sfera dei nostri affetti. Il concetto di nazione subisce dunque lo stesso tracollo subito dal concetto di umanità. Il concetto di una umanità discontinua subentra quest'ultimo. Mentre l'umanità si dissolve e si va trasformando in bande di individui vaganti accomunati da uno stesso presente, questa divisione in bande si prospetta per la stessa nazione. Noi possiamo chiamare umanità con convinzione solo un certo stato presente di essa, ma questo
Come dissolve l'umanità, così dissolve la nazione. Essa non viene più vista come durata, bensì in simultaneità, ma senza l'idea di durata, l'idea di nazione tende a perdere la sua unità temporale, cioè il modo come essa era vissuta finora, come unità di passato, presente e futuro, e si trasforma in un minaccioso aggregato. La minaccia è maggiore perché deriva da un'unità preesistente. Più si è vissuti insieme, più è pericoloso separarsi. Questa unità temporale che forma la colla di una nazione si disgrega e essa che prima di tutto viene meno. Non ci si separa se prima la stessa unità di tempo non si è frammentata, dispersa, e dalle macerie rimane solo l'odioso presente. L'unità temporale, dicevamo, si disgrega. Il passato affluisce, ma come privo di ogni altra dimensione, senza prospettiva, senza quel futuro che portava in sé o sembrava portare e che fece comunque di quell'aggregato una nazione. Ora affiora come inimicizia, come contrasto degli uni contro gli altri. Ciò che fu una volta, ora comincia la ricreante, la sauvagerie, la nazione si inabissa. Quando crollò la polis, scrisse un filosofo politico dell'Ottocento, i filosofi respirarono e si sentirono togliere un gran peso dal petto. L'ideale del filosofo allora non è più Socrate, ma è Diogene, senza città, senza casa, senza patria, un nomade. Agli ateniesi che vantavano la nascita del solo patrio, un altro filosofo rispose che essi condividevano questa gloria con le lumache e con le cavallette. Siamo nella stessa situazione. I contorni morfologici di quest'epoca ci consegnano mani e piedi a un ellenismo di ritorno. L'amore per il luogo in cui si nasce è un sentimento in più. Ogni radice è di troppo. L'idea di patria, l'idea di nazione sono ormai idee patetiche. Il suolo dell'origine è maledetto come l'ora della nostra nascita, o indifferente come quello delle lumache. Prima che cominci, no, si dice che sua madre, quando lui aveva due anni e mezzo, gli chiese: ma lui su che poi ha mangiato il libro di filosofia? Leggerà adesso, scusa, no, non ti voglio scavalcare, no, mi dispiace. Non voglio essere assolutamente scavalcato. Non ti prego, ti prego. No, non ti prego. Non sono un presentatore, quindi siamo sulla stessa lunghezza d'onda. Maglio Sgalambro leggerà Teoria della Sicilia. Là dove domina l'elemento insulare è impossibile salvarsi. Ogni isola attenta e impaziente di inabissarsi. Una teoria dell'isola è segnata da questa certezza. Un'isola può sempre sparire. Entità galattica, essa si sorregge sui flutti, sull'instabile. Per ogni isola vale la metafora della nave, vi incombe il naufragio. Il sentimento insulare è un oscuro impulso verso l'estinzione. L'angoscia dello stare in un'isola come un modo di vivere rivela l'impossibilità di sfuggirvi come sentimento primordiale. La volontà di sparire è l'essenza esoterica della Sicilia. Poiché ogni isolano non avrebbe voluto nascere, egli vive come chi non vorrebbe vivere. La storia gli passa accanto con i suoi odiosi rumori, ma dietro il tumulto dall'apparenza si cela una quiete profonda. Vanità delle vanità è ogni storia. La presenza della catastrofe nell'anima siciliana si esprime nei suoi diari vegetali, nel suo tedium storico, fattispecie del Nirvana. La Sicilia esiste solo come fenomeno estetico. Solo nel momento felice dell'arte quest'isola è vera. Questo testo lui l'ha scritto
non vi voglio annoiare, ma ve lo sintetizzo. Cioè, ci siamo conosciuti così perché la Regione Siciliana ci ha commissionato un'opera su Federico II di Svevia, lui ha scritto il libretto e io ho scritto la musica. Questo era il prologo, era accompagnato da musica e lo leggeva non Mallio ma Toni Servillo. Abbiamo fatto 40 repliche, non so quanti. Tocca a te adesso. Tu hai il microfono. Io ho il microfono. È un punto di partenza, era il 1993 se non vado errato. Credo di sì. Quindi il Cavaliere dell'Intelletto commissionato dalla Regione Siciliana. A distanza di 15 anni la Regione Siciliana le commissiona un nuovo lavoro. No, ti prego, dammi del tuo. Grazie. Vi commissiona un nuovo lavoro importante sulla figura di Gesualdo Bufalino. Quindi non è casuale, non sono casuali le letture. Lo so, le poesie, che hai detto, sì, certo. A che punto è il lavoro? Il lavoro è finito, siamo molto contenti di come è venuto. Era facile assemblarlo perché in realtà attraverso documenti d'epoca, voglio dire tutte le interviste a Bufalino, quello che ho girato di nuovo, ed è un materiale molto interessante, secondo me sono le interviste che vanno da Guccione a Elisabetta Sgarbi, cioè tanta gente che ha conosciuto e ha lavorato con Bufalino hanno rilasciato delle dichiarazioni veramente anche spiritose, non è una cosa noiosa come potrebbero essere certe cose di letteratura, diciamo così. Dura da 45 a 50 minuti, ha un taglio cinematografico perché quello è il mio vizio naturalmente, quindi sono interviste accompagnate anche da musiche scelte naturalmente con molta attenzione. Bufalino era un amante del jazz, a lei il jazz gli è sempre stato costituzionalmente assolutamente lontano. Non è, però non si può fare di tutte le buon fascio, come si dice. Okay. In generale quello che non sopporto è quel jazz di maniera per cui, come diceva qualcuno, fai una pausa ogni tanto, no? Cioè hai bisogno, quando, dopo un'ora e mezza ti viene. È un po' difficile. Per cui è chiaro che dal momento che sono il regista di questo documentario, devo seguire, non potrei mettere una cosa con la quale ho qualche problema, perché non mi piacerebbe, quindi. È così anche da un certo punto di vista quando uno sceglie di rappresentare un autore, come diceva Schopenhauer, scelgo le vette dell'autore, non è chiaro, no? Se no, che siamo a raccontare la verità, che cos'è la verità? Boh, lo sa. Comunque è così, è andata. Quindi a breve verrà presentata. L'unica cosa che so è che si farà una proiezione a Taormina, veramente ancora non è finito sinceramente, perché stiamo aspettando dei contributi della RAI, perché alcune interviste a Gesualdo sono state fatte dalla RAI e hanno dato alla Fondazione Bufalino una serie di ricordi, che c'era la VHS una volta, ecco, oramai sono tempi preistorici, quindi queste cassette di terza, quarta mano sono scadentissime dal punto di vista visivo. Le accetti perché sempre l'autore ne esce lo stesso, però siccome ci danno gli originali, appena ce li danno, penso che ce li diano entro 15-20 giorni, sostituiamo queste e poi si può fare la proiezione a Taormina come ha previsto la Regione Siciliana. Sgalambro ha conosciuto Bufalino? Sì, come no? Microfono. Sì, c'è un microfono lì. Cioè, conobbi, si bada a spese qui. Sì, conobbi Bufalino in una situazione di questo genere, cioè di un congresso di storici a cui eravamo stati invitati indipendentemente gli uni dagli altri e quindi l'uno dall'altro, e si parlava di una battaglia che si svolgeva nel 400 avanti Cristo in Sicilia e quali fossero le sue origini, ma come finì questa battaglia, cioè in realtà le ambascerie andavano dall'uno all'altro esercito, ma non si spegneva assolutamente la guerra. Quando tutto sembrava perso e ormai le ambascerie si erano ritirate e quindi ci sarebbe stata la lotta, come se fosse la guerra prima degli uomini e decidesse per i fatti suoi, va bene? Si spegne quel combattimento per la guerra. Quindi
esiste come ente la guerra. Quasi che esistesse come ente. Mi ricordo che Pofanino mutamente acconsentì. Poi ci siamo visti tante altre volte. Lui era un uomo di una certa ironia, di una certa, e indubbiamente di un sottile intelletto che coglieva molto bene le cose che... Ci sono quelli che per vedere una cosa hanno bisogno di vedere un armadio. Ci sono quelli che basta un peluzzo sull'armadio e ti studiano quello e ti fanno quello. Era anche un intellettuale abbastanza riservato. Ah sì? C'era una sua riservatezza. Molto delicato nel suo essere. E a proposito di questo, ecco, adesso oggi l'intellettuale che ruolo ha nella società in cui stiamo? L'intellettuale in specie nessuno. L'intellettuale in specie proprio nessuno. Rispetto anche a quello di molti anni fa? Quello degli anni 90, supponiamo, degli anni 90 tutti. Non appena si tocca il 2000 si tocca l'abisso da questo punto di vista. Stiamo inevitabilmente andando verso una catastrofe. Cioè c'è un po' in Europa... psicocosmica, per fare una citazione. C'è in genere in Europa un abbassamento, ma della vitalità, diciamo, anche narrativa, filosofica, ma come c'è in Italia no, però. In Italia siamo in una situazione, ma voi vedete cosa si preferisce. Ossia dire, non c'è giorno che i telegiornali, che tutto questo parli di politica, politica, politica. La politica ha invaso tutto, ha sostituito tutto. Bisogna invece sostituire la politica. Ecco quello che sarebbe il nostro compito, o meglio il vostro.